Cari amici, buon pomeriggio a voi. Oggi con questa registrazione volevo condividere insieme a voi una meditazione. Ultimamente sto leggendo più spesso e ascoltando più spesso sermoni dei post su Facebook dove molti credenti parlano, predicano, discutono sull'amore di Dio e sulla sua misericordia. Circa il suo piano di salvezza e redenzione che lui ha in serbo per tutta l'umanità, tutta quella parte di umanità che accetta la sua chiamata, crede in lui, quindi accetta il Signore Gesù come personale salvatore e quindi per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo, ricevono in dono della salvezza, il dono più bello che l'essere umano potrebbe mai ricevere. È da Dio. Bene, leggo spesso che il Dio di amore, di misericordia, il Padre celeste del Figlio Yeshua, di Gesù, non sarebbe un Dio d'amore se si mettesse a giudicare il primo, il secondo, il primo che passa, in sostanza. Ecco, questo sarebbe il riflesso di un Dio fariseo. Quasi quasi, sempre pronto a puntare il dito contro quella persona, i tuoi peccati, tu hai fatto questo. Mentre viene lasciato passare avanti un messaggio secondo cui Dio, attraverso Yeshua, attraverso Gesù, adesso tollera tutto quello che gli esseri umani fanno. Perché tanto ormai ha dato loro la salvezza che mai nessuno più può strappare loro, incluso Dio stesso, e quindi questo è qualcosa che Dio non può fare, secondo questa scuola di pensiero. Ed hanno costoro difficoltà ad associare insieme la parola amore con la parola giustizia, perché noi tendenzialmente, io per primo, siamo abituati a vedere il lato negativo di molte cose, senza contemplare che effettivamente tutto ciò che ci circonda ha anche il suo lato diametralmente opposto. Ovvero ci sono cose negative che hanno anche il loro aspetto positivo, come dire due facce della stessa medaglia. Ecco, vedo che molti hanno proprio la difficoltà a riuscire a conciliare, a far sposare insieme il concetto di amore e misericordia con il concetto di giustizia. Questo perché? Perché essendo noi esseri umani tendenzialmente propensi a focalizzarci solo sull'aspetto negativo delle cose, quando sentiamo la parola giustizia, la prima cosa che ci salta in mente, o quantomeno quando parliamo di giustizia di Dio, la prima cosa che ci frulla per la testa è castigo di Dio. Come se la parola giustizia significasse o si riferisse solo ed esclusivamente al concetto di castigo, punizione, pena. Ma in realtà non è così, perché già la parola giustizia di per sé non ci sta dicendo qualcosa di negativo. Per esempio, quando noi udiamo la parola apocalisse, la prima cosa che ci viene in mente cosa sono? Le catastrofi, i disastri ambientali, le stelle che cadono sulla terra, gli elementi della natura che vengono sconvolti, terremoti, calamità e cose varie. Quando in realtà Apocalisse, nel moderno utilizzo di questa parola, implica sì queste cose. Infatti ci sono anche dei film che parlano di Apocalisse, ma non hanno niente a che vedere con l'Apocalisse di Giovanni. Semplicemente prendono in prestito questa parola, Apocalipsis, e la attribuiscono solo al catastrofismo. Ma in realtà Apocalisse, il senso della parola Apocalisse, significa svelare, rivelare qualcosa. E può avere il senso sia negativo che positivo. Svelare, rivelare il marcio, la malvagità che c'è nell'umanità, ma anche rivelare coloro che sono giusti in mezzo al marcio che c'è nella società. La parola giustizia funziona anche allo stesso modo. La parola giustizia non deriva etimologicamente dal concetto di castigo, ma da giusto. La giustizia è un qualcosa che
di giusto, non di sbagliato, di giusto, diretto. Quindi parlare di giustizia di Dio non dobbiamo intenderlo come il castigo di Dio, ma come un'azione giusta da parte di Dio. Giusta nei confronti dell'oppressore e giusta nei confronti dell'oppresso. Quando Dio fa giustizia nei confronti dell'oppressore, sta svolgendo un'azione, sta facendo qualcosa di giusto nei suoi confronti, dandogli come salario ciò che merita per le sue azioni. Mentre l'oppresso viene tratto in salvo da Dio, dalle mani dell'oppressore, e quindi sta facendo giustizia nei confronti dell'oppresso. Quindi la parola giustizia non è una parola negativa, è una parola che si associa in base alla persona che abbiamo davanti. Quindi assolutamente che Dio è un Dio di amore e di giustizia, perché non ci sarebbe giustizia senza l'amore e non ci sarebbe amore senza giustizia. Immaginate di entrare in un tribunale. Ecco, quando noi sentiamo la parola tribunale, ecco, la prima cosa che ci viene in mente è il giudizio, la sentenza, la condanna, il carcere, l'ergastolo. Ma ci dimentichiamo che il tribunale non serve solo per decretare un castigo, una punizione, una condanna, una pena o una detenzione. Il tribunale serve anche per stabilire chi è l'innocente. Nel momento in cui il giudice, attraverso le varie indagini e ricerche a livello di leggi per vedere i reati che ha commesso Tizio e i torti che ha commesso Caio, nel frattempo vede quanta colpa ha il presunto o effettivamente l'innocente, oppure se non ha proprio colpa. Quindi un tribunale perché ha come simbolo la bilancia? Perché da una parte c'è la giustizia e dall'altra parte c'è sempre la giustizia. Perché se il criminale viene condannato al carcere, o qualunque sia la pena stabilita dal giudice, secondo i termini di legge, sta operando giustizia nei confronti del criminale. Mentre fa giustizia nei confronti del criminale, spedendolo in carcere, sta facendo giustizia a chi ha subito, a chi è stato vittima di questo criminale. Quindi la giustizia di Dio non significa castigo, significa che Dio sta facendo la cosa giusta. Se pensate che Dio non possa essere d'amore giusto se giudica e condanna chi deve condannare, questo è un Dio su misura che vi state costruendo, perché non accettate il castigo di Dio, non accettate quello che è la parola di Dio illustra e istruisce su questo argomento. Quindi vi state rendendo ribelli a Dio stesso. Se alcuni passaggi della Bibbia, dove proprio viene evocata la giustizia di Dio, sia in senso negativo nei confronti dell'oppressore che in senso positivo nei confronti dell'oppresso, se non vi piace questa parola e rinnegate il concetto e che questo termine si incarna come attributo di Dio stesso, vi state ribellando alla natura di Dio. Perché non può esserci amore senza giustizia, non può esserci giustizia senza l'amore. Così come non può esserci grazia senza una legge, e non può esserci una legge senza una grazia. Ecco, quindi ho voluto fare questo breve video giusto per condividere con voi giusto due paroline riguardo alla parola giustizia, che viene fraintesa soprattutto dagli ipergraziati, perché una volta che Dio ti salva, ormai sei nelle catene dell'amore di Dio e quindi sei in prigione, e qualora tu volessi tirarti indietro, voltare le spalle a Dio, ormai sei in prigione, sei in catene. Ecco, quando noi siamo incatenati dal peccato e noi vogliamo liberarci, vogliamo cercare di uscire dal peccato, il peccato fa di tutto
per tenerci a sé. Perché il peccato vuole dominare su di te. Quando invece ricevi la grazia, la salvezza, e finalmente sei sulla mano di Cristo, fin tanto che dipende da una collaborazione reciproca tra te e Cristo che ti tiene in mano, come dice il Signore, nessuno li strapperà via dalla mia mano. Ma questo non vuol dire che se la persona decidesse di voltare le spalle a Cristo, Cristo ti tiene in carcere. La libertà che abbiamo in Dio, in Cristo, è che ci lascia liberi di accettarlo come di rifiutarlo, e che ci lascia liberi anche di rinnegarlo qualora lo avessimo accettato. Perché Dio è giusto. Perché Dio non ci tiene in catene. Se ci libera dalle catene del peccato, non ci lega in altre catene. La salvezza non è una catena. La salvezza è una grazia concessa da Dio mediante la fede in Gesù Cristo, che va mantenuta stretta durante l'arco della nostra vita attraverso che cosa? Un sigillo che ormai nessuno può più dissigillare? No, attraverso una perseveranza. Se c'è una perseveranza costante e continua fino al giorno in cui esaliamo l'ultimo respiro, allora quella salvezza ce la siamo tenuti stretta, non perché è un merito nostro. Noi non dobbiamo fare nulla per ottenere qualcosa come la grazia, a parte il ravvedimento, il pentimento, la confessione dei peccati, che hanno la conseguenza della fede, che ci fanno ottenere la grazia. Ma la grazia non si ottiene lì e subito. Finalmente non la puoi più perdere. Non si può più perdere la grazia? Io ci credo che la grazia non si può perdere, la salvezza non si può perdere. Ma quando avremmo terminato la nostra corsa della vita? Quando moriremo non ci sarà più niente da fare. Se sarai dannato, non potrai più essere graziato attraverso le preghiere di qualcuno in vita, come credono i pagani. E se sei salvato, non puoi più perdere la salvezza, perché non c'è più condizione per poterla perdere. Una condizione che invece è presente mentre siamo in vita, mentre respiriamo, mentre siamo pellegrini in questo mondo. Noi siamo di passaggio. L'Ecclesiaste dice: tutto quello che devi fare, fallo adesso, perché quando poi andrai nel soggiorno dei morti, ai tempi dell'Ecclesiaste, cioè il soggiorno dei morti era ancora attivo. Dalla risurrezione di Cristo in poi, il soggiorno dei morti è chiuso, quindi quando si muore, dal dopo Cristo in poi, o si va con il Signore, o si va nelle fiamme. Ecco, sì, la grazia non si potrà più perdere solo nel momento in cui termineremo la nostra corsa della fede, moriremo e quindi quello che è stato fatto e andremo o in cielo o sottoterra. Non credo che la grazia non si possa perdere mentre siamo qui sulla terra, non credo in questo. Il sigillo della salvezza garantita e assicurata è quando e saliamo l'ultimo respiro. E il ladrone sulla croce si è ravveduto all'ultimo momento, si è salvato un istante prima, o un paio di qualche minuto, ora prima di morire. Gli è bastato riconoscere la fede in colui che era crocifisso accanto a lui, lo ha riconosciuto come Signore, e Gesù gli ha promesso: tu sarai con me in paradiso. Ecco, quindi gli ipergraziati sostengono che la salvezza non si può perdere, ma se la salvezza in vita non si potesse perdere, non avremmo un Dio giusto, ma un Dio ingiusto. Perché nel momento in cui io nasco di nuovo in spirito, accetto il Signore, mi ravvedo e tutto e via discorrendo, tutta la prassi che necessita per essere nati di nuovo e figli di Dio per diritto, se io durante l'arco della mia vita mi svio e divento più peccatore di prima ancora,
In cielo Dio mi manderebbe lo stesso in quelle condizioni di impurità spirituale? Io non credo in questo, perché nella Bibbia non riscontro nulla di tutto questo. Poi se voi potete illustrarmi dove effettivamente questo è scritto, voi fatemelo presente che io vado a consultarlo, cerco di studiare e allora magari potrei anche cambiare idea. Ma io allo stato attuale non riscontro nulla di tutto questo che è assimilabile alla dottrina dell'ipergrazia, o di una volta salvati, sempre salvati. Io questo non lo vedo nella Bibbia e in questo non vedrei assolutamente un Dio di giustizia. Sarebbe ingiusto che un credente salvato, che poi apostata dalla fede, meriterebbe di andare in perdizione, ma in realtà poi ce lo ritroveremo in paradiso. Che senso avrebbe allora ravvedersi, umiliarsi davanti a Dio, chiedere perdono? Se poi da credente mi svio, ritorno in una condizione di prima, e allora tanto vale che non mi ravvedevo affatto, tanto poi Dio mi salva lo stesso i peccatori, quindi che senso ha? No, se sei peccatore e ti salvi e accetti Gesù, sei salvato. Però poi ritorna di nuovo sui tuoi primi passi, tanto ormai hai il sigillo, quindi non c'è problema. E non funziona così. Il sigillo si ottiene nel momento in cui muori, non durante questa vita, proprio perché l'uomo sale e scende. Ci sono alti e bassi, ci sono cadute e rialzate. Il giusto è colui che si rialza tutte le volte che cade, non colui che non cade mai. Perché se noi non cadessimo mai, saremmo equiparabili a Gesù Cristo. Quindi noi cadiamo, anche quando non ce ne rendiamo conto, l'importante è che quando ce ne rendiamo conto, ci rialziamo. E dobbiamo anche essere abbastanza umili e coraggiosi da chiedere aiuto quando non siamo in grado di rialzarci da soli. L'aiuto è fondamentale. Guai a chi è solo, dice la scrittura, perché se cade, chi lo rialzerà? Quindi rimaniamo saldi nella fede, noi per fede crediamo che il Signore ci ha salvati, ci ha lavati col suo sangue e ci ha resi i nostri peccati più bianchi di questo maglione, di questa felpa che ho io addosso. Un bianco che emette luce. La stessa luce che raggiava dal volto di Mosè quando scese sul monte, la stessa luce del volto di Cristo quando era sul monte, durante la trasfigurazione. Quindi io credo in un Dio d'amore e misericordia che è necessariamente anche di giustizia, altrimenti non sarebbe il Dio di amore presentato nella scrittura. Ecco, cari amici, spero di avervi illustrato a grandi linee il concetto di giustizia. Significa che Dio fa la cosa giusta, non che castiga gratuitamente. Dio non è impulsivo, Dio dà il tempo. Dio è disposto a temporeggiare. Perché Dio sta temporeggiando? 2000 anni fa il Signore aveva detto: io vengo presto. Se per Dio 2000 anni che ancora stiamo aspettando il suo ritorno significa presto, è perché ovviamente lui non è nella nostra dimensione temporale. Io vengo presto. Eppure sta temporeggiando. Prima del diluvio Dio ha detto: ancora 7 giorni. Dio stava temporeggiando. Prima della distruzione di Sodoma e Gomorra, Abramo temporeggiava: Signore, ma se sono in 50, se sono in 40, se sono in 30, in 10, in 20, in 5. Ecco, Dio è disposto a temporeggiare. Giona a Ninive: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Perché aspettare 40 giorni quando Dio avrebbe potuto schioccare il dito e far svanire nel nulla Ninive? Dio temporeggia perché ci dà il tempo. Se Dio sta ancora temporeggiando dopo 2000 anni della sua promessa che sarebbe tornato, evidentemente è necessario che ci sia questo tempo affinché quante più anime possibili possono essere salvate. E l'Apocalisse lo dice: i martiri che in cielo
invocavano la vendetta di Dio. Signore, fino a quando dobbiamo aspettare che tu vendichi il nostro sangue? E Dio dice dal suo trono: finché il numero dei martiri non è compiuto, dovete aspettare. State buoni, state calmi. Quando poi il numero dei martiri sarà compiuto, allora quello è il momento in cui poi Dio si ricorderà dell'invocazione del sangue dei martiri. Non che Dio è smemorato, ma che Dio prende agisce in conseguenza alla sua promessa. Questo significa ricordare. Dio non è smemorato, Dio non dimentica nulla. Semplicemente è un linguaggio che va capito. Bene, cari amici, io vi ringrazio per avermi prestato attenzione. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video meditazione. Dio vi benedica, shalom.